Ma intanto bisogna agire su tutte le leve che fanno ripartire lo sviluppo vero, non l'assistenzialismo, lo dico soprattutto da uomo del Sud, e quindi le risorse economiche tantissime che stiamo avendo nel Paese, sia dovute agli scostamenti e sia risorse comunitarie, dobbiamo utilizzarle per investimenti che generano ricchezza e lavoro vero. Questo è l'obiettivo che abbiamo per i prossimi mesi. Ma gli sbarchi purtroppo sono un fenomeno a cui ci siamo abituati in questi anni, non è un fenomeno di quest'anno, anche i barchini, Lampedusa, l'hotspot. È chiaro che c'è un'Europa latitante sul tema, come governo ci stiamo adoperando affinché gli hotspot diventino luoghi dove si possa poche persone stare in maniera vivibile, e al tempo stesso però dobbiamo creare relazioni con i paesi del Nord Africa per evitare che vi sia ancora questo fenomeno che poi le comunità locali rischiano di non riuscire a arginare da sole. Ma il giudizio lo daremo dal 14, quindi il giorno in cui riaprono le scuole. E sicuramente un consiglio che posso dare all'Azzolina è parlare meno e fare di più, nel senso che le polemiche si generano ogni volta che il ministro parla, sono polemiche a cui faremo volentieri a meno. La cosa un po' ridicola in Italia è che mentre c'è un governo che cerca di far partire l'anno scolastico, ci sono parlamentari, ex ministri della Repubblica, dell'opposizione che fanno le mozioni di sfiducia in Parlamento, come se aiutassero l'avvio dell'anno scolastico. Io credo che ci vorrebbe un clima unitario. Se riparte bene la scuola non è un successo del governo, ma è un successo dell'Italia. Quindi stare lì a sperare che vada male per attaccare il governo credo che non sia tanto italiano come atteggiamento. Ma per le elezioni regionali, sono elezioni regionali, noi l'abbiamo detto sempre, anche quando in Umbria, ricordo, ci chiamarono per fare una foto collegiale di tutte le forze politiche che sostenevano il governo, noi dicemmo sono elezioni regionali, per cui valutino i cittadini delle regioni in cui si vota qual è la qualità dell'offerta dei candidati presidente della regione, non mischiamo i piani. Per quel che riguarda il referendum, noi come Italia Viva abbiamo dato libertà di voto e anche da questo punto di vista credo che bisogna sicuramente rispettare gli elettori. Abbiamo fatto l'errore già qualche anno fa, pur credendo tanto in un referendum che cambiava veramente la Costituzione, abolendo il bicameralismo perfetto, commettemmo l'errore di personalizzare un appuntamento che doveva essere lasciato invece come valutazione agli italiani. Oggi non vogliamo commettere lo stesso errore, valutando comunque questa riforma assolutamente insufficiente e rispetto a quella che abbiamo pensato noi non è una riforma costituzionale vera e propria, ma è così, uno spot più che altro. Italia Viva sta crescendo sensibilmente in tutto il paese, è incredibile la distonia che c'è fra i sondaggi che leggiamo sui giornali e quello che noi stiamo avvertendo invece di tutto il territorio italiano, grandissime adesioni a parte cittadini, amministratori. E io sono convinto che le elezioni regionali dimostreranno, e anche le elezioni amministrative laddove ci sono, qui in Calabria, credo solo Reggio, non so se c'è dell'altro, Crotone. E dimostreranno che siamo una forza politica molto, ma molto più forte di come veniamo rappresentati. E quando ci rappresentano piccoli è proprio perché ci temono. C'è uno spazio politico enorme, nel Mezzogiorno ancora di più, tra le forze politiche riformiste che possono occupare questo spazio, proprio perché non vogliamo morire né sovranisti né populisti. Italia Viva è quella forza politica che ha deciso di occupare quello spazio. Poi naturalmente bisognerà relazionarsi con forze come Calenda, come Più Europa, come anche parte di Forza Italia, con cui è possibile anche costruire una forza politica nuova, riformista, europeista, che manca in questo paese. C'è Italia Viva che ambisce a crescere naturalmente. Il PD, guarda. Solidarietà al PD, ma solidarietà proprio viva. Noi abbiamo immaginato di costruire questa forza politica perché pensiamo che il governo Conte debba essere un'esperienza di governo temporanea, provvisoria, legata ad una contingenza e anche legata all'evitare il rischio che Salvini potesse governare con pieni poteri questo paese. Sicuramente non vogliamo morire grillini.
L'idea, l'ho detto poco fa, è di costruire una forza politica riformista che occupi uno spazio che purtroppo in questo paese rischia di diventare minoritario, perché al centrodestra i moderati sono scomparsi, vittime di Meloni e Salvini. Da questo lato il PD ormai si è arroccato con il Movimento 5 Stelle su posizioni populiste. Tocca a noi occupare il resto dello spazio politico, che io credo sia maggioritario in questo paese. Da dove ripartire è difficile dirlo. Io dico ripartire dagli investimenti, perché il fatto che abbiamo passato un periodo di grave crisi sanitaria e che adesso è una grave crisi economica, che però in Calabria non è nuova. Bisogna adesso alzare la testa e partire dagli investimenti, non sperare più in assistenzialismo, perché se non cominciamo a investire non solo sulle risorse che abbiamo, ma soprattutto sulle persone, soprattutto giovani, ricercatori, su tutto quello che c'è disponibile per far sì che la Calabria possa vantare le personalità giuste senza farle andare via, non possiamo ripartire. Guardi, noi non ci stiamo spendendo più di tanto per la campagna referendaria, anche perché io posso dire personalmente la mia impressione. A volte il populismo oltrepassa ogni limite. Io credo molto nella politica e dico una frase che forse avete ripreso anche in altre occasioni, che l'arte nobile, un'arte nobile, la più alta forma di carità, e penso che la riduzione dei parlamentari non porti grande beneficio soprattutto a territori come questo. Dovremmo piuttosto, quando andiamo a votare, scegliere le persone che ci rappresentano meglio e non fidarci di quello che arriva alla nostra pancia.